siamo all'interno dell'Istanbul. Dall'inferno, che è qui sotto, vengono prodotti i piatti che poi arrivano su col montacarichi là dietro di te, Mario Riggio. Adesso andiamo a vedere le lavorazioni. Si va all'inferno adesso, si scende degli inferi sotto dove producono i piatti. La prima parte della lavorazione inizia con la fusione. Il materiale, i cavi di rame e di stagno, vengono fusi dentro questo crogiolo che vedete. Dai crogioli vengono fatti dei pani di materiale fuso, caldissimo. Il pane pressato per successive pressature diventerà poi un piatto. Piece or splash, maybe? Lo splash, diciamo più o meno la dimensione, sì. La quantità di materiale per uno splash. Solo il peso. Sì. Okay. Adesso il materiale verrà pressato. Vi facciamo vedere come. This is the cast. The cast, ok. Okay. And when it's hot. Laminatore. Quando è caldo, questo qua è ancora rosso, lo spara dentro lì, lo schiano, lo tira dritto. And then we put them again in this oven. Every single cast heated on the oven. Then feed through the rolling machine. And for every single symbol, we do this at least 7-8 times. So 7-8 from here to here. Heating, and then through the rolling machine. But at this moment. Quando il piatto esce dalla pressa è fragile, come il vetro, si può rompere. It can break like a glass. Like a glass. Okay. Allora, qui alla Istanbul fanno un trattamento chimico e poi li riportano in un forno a temperatura minore a 800 gradi e questo dà tensione al metallo, rende sicure le molecole. After the rolling machine, we make the belt on the middle with different molds on the press, and then we make the hole on the middle. Then we cut them around. Yes. E poi ancora c'è la fase della martellatura. Il piatto grezzo, tagliato e martellato. Guardate quanti uomini martellano questi materiali. Ecco ora poi la fase della tornitura. Qui abbiamo la lavorazione della tornitura nella parte superficiale. La tornitura serve per pulire le parti, comunque dare una finitura al piatto. Invece abbiamo la lavorazione della parte sottostante il piatto, tornitura inferiore. Rifinitura del bordo. L'ultima fase è ovviamente quella della marchiatura. In questo caso vediamo dei piatti Alchemy, che sono dei piatti tipici per il rock. Sono stati creati una nuova linea creata adesso da Istanbul. Ecco come vengono marchiati. Stiamo provando i piatti.